Oggi presentiamo Prima che tu venga al mondo, edito da Solferino e scritto da Massimo Gramellini, con noi a Radio 2 Sono Sempre. Ciao Massimo! Qua? Sì. Benvenuto a Radio 2 Social Club, ma che bello! Mi devo cuffiare, sì. Eccomi sì, cuffiato. Ecco che qua. Bella voce che hai qua dentro. Hai visto che roba? Cambia tutto, hai visto? Più bella che dal vivo. Più bella, sì, dal vivo fa schifo. No, è ma no. Come mi ha detto ieri una signora al supermercato, ha detto, ma lei Luca Barbarossa? Mi ha detto, sì. Beh, in televisione è molto meglio, mi ha fatto. Ho detto, grazie. Grazie signora. Sono sempre carini, vedi. Caro Massimo, prima che tu venga al mondo, è un bambino, un figlio che sta per arrivare. Sì, che adesso è arrivato, ma quando scrivevo il libro ancora non c'era. Quindi sono 9 mesi di gestazione passati. È il racconto dei 9 mesi, sì. Cioè no, dei 9 mesi, il racconto con la scusa dei 9 mesi dell'attesa è... Sono tutti i racconti, le storie, le riflessioni, i pensieri, i sogni, gli incubi che può fare un uomo dopo 50 anni quando... Ma è il tuo primo figlio? È il mio primo figlio, anche se in casa ce n'è un altro. Alla tenera età di? Sono 59, quando è stato concepito ne avevo soltanto 58, ero un bambino praticamente. Un bambino, sì. Beh, comunque complimenti, anche io 58, sai. Grazie. Te li porti molto bene. Anche tu. Non farò la battuta, non c'è un capello bianco, perché questa è molto carina. È repertorio. Però guarda, la difficoltà non è trovarli. Guarda che io ho un parrucchiere che io chiamo Indiana Jones per questa ragione. Lui me li cerca uno per uno. Ti assicuro che non è facile. Indiana Jones. Senti, allora, voi in casa avete già un ragazzo, perché già un figlio della tua compagna, quindi insomma vuol dire sei abituato già a cose, però insomma poi quando nasce proprio tuo figlio è un'emozione particolare. E in un'età matura, no? Come cambia l'approccio? Ma guarda, in realtà per adesso ancora non riesco a vedere questo grande cambiamento in me, continuo a essere abbastanza il solito cazzone che sono sempre, insomma, però diciamo, infatti Diego che ha 7 anni sostiene di avere un anno più di me e credo che abbia ragione, però detto questo effettivamente è vero che diventare padri, ma non è soltanto diventare padri di un bambino, diventare responsabili, voi siete i padri di questa trasmissione, è una responsabilità, ogni nostro ascoltatore è padre di qualcuno, di qualcosa, sì. È questo che cerco di raccontare nel libro. Viviamo in un paese di di infantili, no? di molte persone infantili, mentre dobbiamo recuperare quella che io chiamo la bambinitudine, cioè la capacità di sorprenderci, penso che voi siete degli artisti, lo sapete cos'è, è quella capacità proprio di vivere ogni esperienza della vita come se fosse la prima volta. Quando fai un concerto canti le tue canzoni di maggior successo, l'avrei cantate migliaia di volte, ma qual è il segreto, la magia? Che ogni volta te ne dimentichi e rifai la tua canzone come se fosse la prima volta. Questo è il segreto che impariamo dai bambini piccoli e che dovremmo applicare per tutta la vita. Molto bella questa immagine. Ogni tanto canto le mie canzoni e me le dimentico proprio, cioè nel senso proprio mi dimentico le parole. Senti, tu a un certo punto in un baule metti degli oggetti che lui dovrà però scoprire addirittura nel 2033. Sì, quando avrà 14 anni, che ho pensato che è un'età in cui è in grado di capirli, ma soprattutto ho calcolato quanti anni avrò io nel 2033 e potrei non essere più capace di intendere di volere. Addirittura? Ma non si sa mai, però almeno le ho scritte lì, se le va a cercare. E quali sono questi oggetti? Ma ho messo vari oggetti legati ognuno a una storia o a un'emozione o a una cosa che gli voglio insegnare. Il primo a cui sono legatissimo è il primo disco della mia vita, il primo disco che ho comprato con i soldi della paghetta a 14 anni appunto, ed era The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Ricordo ancora quando entrai in questo negozio con le mie 4.500 lire, più o meno 3 euro per dare l'idea oggi, e con quei soldini mi sono comprato... Ecco. Ma c'hai ancora quella copia là o sì, come sì. Me l'hai dovuto io l'ho dovuto ricomprare, rimasterizzato, no. Sempre su vinile, però l'ho ricomprato e rimasterizzato su vinile, ma ho ancora l'originale che ha tutte le dita. Trippa che già t'ha sentito, guarda. Senti, come lo tocchi strilla Claudio Trippa. E questo è un disco importantissimo che tutti noi abbiamo nel cuore e che lui giustamente avrà nel 2033 anche l'età per apprezzarlo, per capirlo. Ma poi non trovate che il disco in vinile è davvero, io lo scrivo nel libro, una metafora della vita, no? Perché il disco è pieno di righe, di ditate, e noi cosa siamo? Così, siamo persone che veniamo al mondo pieno di righe, di ditate, eppure dobbiamo continuare ad aggiustare la puntina per non incantarci, insomma. Bella immagine questa. Un disco, poi
poi? Poi c'è un biglietto di una partita di calcio a cui sono molto legato. Sono tifoso del Toro e ho assistito a una scena che oggi può sembrare fantascienza, eppure io ho visto il Toro vincere un derby 3-2 in rimonta, perdeva 2-0 contro la Juve, forse più forte di tutti i tempi, Rossi, Platini, Boniek, Tardelli, Cabrini. Parliamo dell'82? 83. Marzo 83 e dopo, quindi erano anche i campioni del mondo, i giocatori della Juve avevano contribuito in larga parte alla vittoria dei mondiali dell'82, il Toro perdeva 2-0 e fece 3 gol in 3 minuti. Ed è quell'esperienza che tutti proviamo nella vita. 3 gol in 3 minuti? 3 minuti, la remonta da epica, perché tu entri, sali su un'onda, succede a tutti nella vita, no? Ovviamente il calcio in questo è una metafora. Quindi ti ricordi pure chi ha segnato? Assolutamente sì. Quindi? Dossena, Bonesso e Torrisi. Torrisi si chiamava Fortunato di nome, ha fatto solo credo quel gol nella vita, in rovesciata a Dino Zoff. Ma chi c'era? Pizzul che faceva la telecronaca. Dossena, Torrisi e Bonesso. Ma Pizzul era anche un po' tifoso del Toro. Dossena arrivava da Dossena arrivava dalle giovanili del Toro, poi andò alla Sampdoria. Quello, quindi già l'abbiamo rovinato sto ragazzino. Musica, calcio. Ma perché no? No, scherzo. E poi gli ho messo nel baule, gli ho messo una pedina degli scacchi, il cavallo, perché io trovo che sia la pedina più italiana che c'è, perché io immagino gli stranieri per lo scavalco. Sì, esatto. No, perché gli altri sono dritti, no? Tutte le altre pedine vanno o dritte o ma sempre non possono muoversi. Invece il cavallo fa tan tan, può stacca, fare dei salti, fa i salti, fa la L, può saltare i pezzi, e questo è l'italiano, siamo noi, no? Siamo noi che dritti non ci riusciamo ad andare, ci perdiamo, invece quando siamo sotto pressione facciamo. Massimo, tu fai un programma che si chiama Le parole della settimana, giusto? Sì. Ecco, ma siamo a fine anno, le parole dell'anno, o la parola dell'anno per te quest'anno qual è stata la parola? Ma io trovo la parola più bella, me l'ha detta Liliana Segre, che è venuta da noi alcune settimane fa, e la sua parola dell'anno la faccio mia, ed è empatia, che è una parola impegnativa, che non va confusa con simpatia. Empatia significa avere la capacità di mettersi nei panni degli altri. Pensate se tutti riuscissimo a farlo, come migliorerebbe la vita nostra e del mondo intero. Cioè, pensare con gli occhi dell'altra persona, con la mente dell'altra persona. E tu la leggi, parola in dell'anno. Sintonia. Sì, perché proprio siamo alla radio, è proprio sintonizzarsi. Questa è la cosa più difficile e più bella che esiste. L'empatia. Ma pensa, a me mi è venuto subito in mente quelli che parcheggiano in doppia fila, che tu non riesci a passare. Ecco, non hanno empatia. No, penso di no. Quelli hanno altre cose, ma non bloccano la strada. Non lo dico cosa hanno, non è empatia. Adesso io non li mando più a quel paese, no. Dico a non empatico. Ecco, bravo. Così bravo. Gli dico quando passo. Sì. E invece parole nuove che sono entrate nel gergo. Cioè ci sono delle parole. C'è la nuova, il nuovo attimino, dici, il nuovo. Ciao 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 sta scomparendo un po'. Che io non... Ciao ciao ciao, ho detto tre ciao, volte. Ciao 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 ciao. Che vuol dire che gli stai antipatico? Sì, di solito sì. Te ne posso proporre una io. Dimmi. Ce n'è una bellissima. Che è a snuvolare, ha snuvolato. Cioè, questo nel non senso, l'ho mai sentita, com'è? Infatti non esiste, è mia. È bellissima. Ha snuvolato, ha sentito, l'ha detto, è bellissima. Perroni, si parlava di parole italiane. Come per dire, che tempo, che stamattina com'è il tempo? Magari è piovuto tutto il giorno, ma ha snuvolato. Però sai che è poetica? È bella o no? È poetico, cioè ha snuvolato. Non dovete battere. Me la posso appuntare. Forza, ragazzi, hai sentito veramente. Che ha detto, ma me la posso appuntare. Però posso dire, io pensavo che non fosse ha snuvolato H, ma pensavo, no. Ha snuvolato. Cioè, sei totalmente anche, fuori di testa. Anche, potrebbe essere usata anche per questo motivo. Bello questo. Al doppio uso, bello. Snuvolato. Dopo ne parliamo, ci è mettiamo d'accordo sui non empatico. Esatto. È un po' lo puoi dire, ha snuvolato. Abbiamo portato un torinese sul piano della romanità, quella più becera. No, ormai vivo qua, quindi. Abbiamo fatto un presidente Conte e Romanaccio. No, Romanaccio no, però parliamo delle parole dell'anno. Io non so, pensavo che la parola dell'anno fosse, che ne so, sardine. È una delle parole dell'anno sicuramente. Anche quella però fa parte dell'essere empatici. Cioè il loro messaggio al di là della politica è, invece di dare indicazioni di odio, avere quell'umore di odio, di rabbia, di rancore, di livore, andiamo in piazza e siamo sorridenti, siamo miti. La parola mito e mite sono molto al plurale, fanno tutte e due miti. Però chiedono delle cose abbastanza sostanziali, cioè chiedono alla politica, mi pare di aver capito questo, di non essere superficiale,
di non andare avanti per slogan, sì, no? Ma di andare ad approfondire i problemi, che sì, non di fare sempre propaganda elettorale con uno slogan. Di non inseguire i tweet, di non inseguire i sondaggi. Pensate se i politici chiedono una presa di responsabilità da parte della politica. Pensate se i politici del passato avessero seguito, se Churchill avesse seguito i sondaggi, cioè probabilmente la guerra sarebbe finita in un altro modo, la guerra mondiale. Quindi voglio dire, bisogna avere il coraggio quando sei un politico di essere anche impopolare. E invece questi vivono giorno per giorno, guardano i sondaggi della mattina dopo e i risultati li vediamo. Massimo, qui mentre parlavamo prima, mentre tu parlavi del tuo libro, anche di questo baule dove, che è appartenuto a tua madre, sì, parentesi, dove tu hai messo degli oggetti che tuo figlio poi guarderà nel 2033, beh, tanti scrivono messaggi, tanti hanno già letto il libro, mm-hmm, e questa è già una cosa bello, positiva. Grazie. E Lollo ti dice The Dark Side of the Moon gli hai lasciato, poi If, la poesia e tutto quanto, insomma tuo figlio è un ragazzo fortunato, è un ragazzo fortunato. Tanti poi citano il tuo libro Fai bei sogni, che era un libro dedicato, diciamo, a tua mamma, sì, in qualche modo, sì, in qualche modo dedicato a tua mamma, e in cui parli di tua madre anche, e che ha venduto una cifra impressionante. Quando me l'hai detta, io non, quando l'ho letta non ci volevo credere, ma tu me l'hai confermata, ha venduto 1.200.000 copie solo in Italia. Beh, probabilmente ha toccato proprio una corda, una doppia corda che abbiamo tutti. Da un lato la mamma, che comunque è una cosa che noi italiani siamo strettamente legati, e poi i segreti che si conservano nelle famiglie. Cioè le famiglie mantengono per decenni dei silenzi, incredibile. No? Le persone con cui, sì, abbiamo più frequentazione, che vediamo a pranzo e a cena tutti i giorni, sono poi quelle che ci tengono nascoste le cose più importanti della nostra meno, vita. Di cui, esatto, sappiamo meno. È così. Guarda, vedi, c'è un nesso fra il tuo libro e la mia canzone, Portami a ballare, perché, certo, anche io chiedo a mia madre chi era prima di avere me, che sono stato il suo primo figlio. Perché mi sono reso conto di sapere poco di mia madre quando l'ho vista ballare il rock and roll. Ma rock and roll, quello con le figure, proprio quello che, proprio di una che lo sa ballare, io non lo sapevo. Io non conoscevo mia madre fino in fondo, la conoscevo solo nel suo ruolo di mamma. Questo è una cosa che accade spesso. Non riusciamo neanche a immaginare che abbiano avuto una vita prima, no? Le, sì, mamme, cioè le mamme sono mamme. Secondo me ogni figlio, ogni nipote dovrebbe prendersi l'onere di, a un certo punto della vita, quando ne ha curiosità e voglia, di intervistare, non so, i nonni, per esempio, per sapere che vita hanno fatto. Perché non ce n'era più. Io penso la migliore amica di mia mamma mi ha raccontato che lei a 18 anni, molti anni prima di conoscere mio papà, si era innamorata di un ragazzo. Quindi mi ha raccontato. Io l'idea che mia mamma possa essere stata innamorata di un altro mi ha lasciato destabilizzato. Radio 2.